sono Piero Malli, il presidente del Core Calabria FMI. Siamo qua a Pizzo Calabro in occasione del motoraduno internazionale organizzato dal Motoclub 299 No Limits. È stato un evento, siamo a fine evento, è stato un evento soddisfacente sotto tutti i punti di vista, sia per le presenze, per la soddisfazione di tutti i motociclisti che sono intervenuti. È stato un evento a cui, cosa che capita raramente anche se l'evento è internazionale, abbiamo avuto anche delle presenze da fuori Italia, ci sono stati dei belgi, 8 mi sembra, c'è stato qualche francese, tutti sicuramente entusiasti dell'esperienza vissuta qua in Italia. Abbiamo avuto l'Europa qua, insomma. Esatto, esatto, sì. Spesso capita che nell'evento internazionale, specie nella nostra regione, che rispetto al nord Europa è off limits, spesso per le distanze, diciamo spesso l'intento di far venire stranieri qua in Calabria risulta un fallimento. Stavolta siamo riusciti a far venire qualcuno, vuoi per la crescita territoriale e turistica della Calabria, che quest'anno ha registrato un turismo in crescita, vuoi anche per la bontà degli eventi organizzati, che rappresenta sicuramente un punto d'orgoglio per noi della federazione. Poi quante raduni fate all'anno qua in questa zona? Guardi, la Calabria è generalmente ha una tendenza spiccata per il mototurismo per quanto riguarda l'ambiente motociclistico in genere. Abbiamo pochi motoclub, su un 80 motoclub in totale per la regione, diciamo almeno un 70% è di vocazione turistica, quindi gli eventi mototuristici sono circa 40 ogni anno, considerando anche quelli di livello più piccolo, quelli di livello nazionale, regionale, il trofeo turistico regionale. Gli altri motoclub, circa il 20%, organizzano invece gare di motocross, gare di enduro, e poi siamo impegnati in corsi di guida sicura per motociclisti, in corsi hobby sport che sono dedicati ai bambini per insegnare loro il corretto uso del mezzo a due ruote, che raccontiamocela come vogliamo, è sempre un mezzo rischioso se non utilizzato in maniera ottimale. Siete ospiti di questa location che è bellissima. Bellissima. Antonio Ceravolo. La conosco da anni ormai, in questa location abbiamo ospitato l'intera Italia in occasione del trofeo delle regioni, un trofeo organizzato per tutte le regioni dell'Italia, in cui la regione più numerosa si aggiudica poi il diritto a riproporlo nell'anno successivo. È stato un grande successo all'epoca e ha consentito, ha rappresentato un trampolino di lancio per l'evento stesso, che nell'edizione successiva ha sempre continuato in questo trend di crescita. Però la Calabria, con orgoglio posso dire, in questo evento ha rappresentato un esempio per tutte le altre regioni che successivamente si sono poi adeguate a uno standard di qualità superiore rispetto a quello che c'era alla norma.